Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Allora, prima di cominciare vi voglio ricordare di iscrivervi se siete nuovi e di lasciare un like al fine di questo video. A voi non costa niente, invece a me aiuta molto a far crescere questo canale. Allora, è un po' di tempo che non pubblico progetti su camera elettronica, non tanto perché non avessi avuto delle idee, ma proprio perché il tempo a mia disposizione è ristretto, perché non so se avete seguito un altro video, io sono impegnato anche nel sociale. Quello che vi voglio presentare è questo progettino qua. Praticamente è un upgrade di questo box che ho realizzato 10 anni fa. In descrizione metterò il link per avere un piacevole effetto di colori quando si ascolta musica. In questo upgrade in pratica ho ridotto le dimensioni, infatti questo qui è molto più grande, ma soprattutto ho utilizzato degli operazionali. Invece nell'altro progetto c'erano solo componenti passivi. Un'altra novità di questo progetto, e questa è la prima volta che lo faccio, ho realizzato una schermatura sul circuito stampato. Visto che non avevo, diciamo, le competenze tecniche per farlo, per questo non l'ho mai fatto. Adesso mi sono cimentato in questa cosa. Nel schermare il circuito stampato, visto che lavoriamo sulle frequenze, in questo modo riduco le frequenze parassitiche che possono dar fastidio in questo tipo di progetto. Questo sistema di schermatura si usa molto anche nella radiofrequenza. Allora, a parte quello che la differenza sostanziale è che qui uso delle porte, no, porte. Degli operazionali rispetto a quelli che erano componenti passivi sull'altro progetto, ma anche ho utilizzato questi LED RGB Jumbo che ho trovato sul sito dove mi procuro i componenti all'estero. Io compro in Polonia. Il sito è il TME. L'unica cosa negativa è il fatto che non sono riuscito a trovare dei condensatori a poliestere. Questi sono da 560, se mi ricordo male. Non sono riuscito a trovarli in un formato più piccolo, cioè avevo solo queste cose qui, così brutti, enormi. Comunque, niente. Passo al box. Questo box me lo sono costruito con la stampante 3D. Non so se riuscite a sentirlo come rumore sottofondo, ma adesso sta lavorando perché sto stampando questo progetto. Questo l'ho trovato su un sito e l'ho dovuto modificare perché come l'aveva realizzato non andava bene, aveva molte pecche. Poi in un video successivo vi farò vedere quali sono le modifiche che ho effettuato. Allora, questo box mi piaceva, o almeno l'ho realizzato con questi finestrini a rombo, perché in questo modo avevo un'idea di più LED sulla scatola. Invece questo qua, se vedete, ha una distribuzione omogenea del colore. Questo tipo qui di plastica non sono riuscito a trovarlo, questo qui opaco. Allora, che cosa ho fatto? Ho preso due plex, come si dice, due pezzi di plastica da spremere, ho dimenticato come si chiama, l'ho ritagliato e al centro ci ho messo un foglio di carta, l'ho tagliato e ce l'ho messo all'interno, siliconato, attaccato con silicone, e tagliato in modo da farlo entrare all'interno del box. In questo modo riesco a diffondere meglio la luce e non vede anche l'interno, che l'interno sinceramente non mi interessa. E poi ho utilizzato questi connettori in modo da poter togliere e rimettere il circuito facilmente. Adesso vado a montare il tutto e vediamo come funziona. Soprattutto, prima di questo, vi faccio vedere la descrizione del circuito che ho realizzato. Allora, questo è lo schema tecnico del progetto che ho realizzato. In descrizione vi metterò la copia. Allora, non è altro che un filtro passa basso, passa alto e passa banda. Se vedete, io qua ho associato i colori, però per comodità vedrete sul circuito stampato che io comunque non ho rispettato l'associazione tra acuti e colore. Ho disposto i colori in base alla necessità del circuito stampato, anche perché non crede che in natura esiste comunque un'associazione tra frequenza e colore. In questo caso ho reso anche più carino comunque l'effetto. La differenza, il taglio di frequenza è comunque fatto da questi tre, cioè questi componenti all'ingresso tra invertente e non invertente. È molto semplice, quindi non passo avanti oltre, voglio dire, nel descrivervi
tanti particolari di questo circuito. L'unica caratteristica praticamente è l'uscita, praticamente ho messo un diodo per filtrare o raddrizzare meglio come si chiama la frequenza, in modo che il transistor si comporta come un efficace relay. Ecco qua, questo è il circuito stampato. Come vedete, sul circuito stampato purtroppo ho utilizzato diversi ponticelli. La linea rossa in questione è il ponticello da effettuare. Invece questa linea gialla che vedete qui è il ponte esterno, cioè ho dovuto utilizzare un cavetto esterno al circuito stampato per correggere quello che era un problema nell'alimentare l'amplificatore operazionale. Effettivamente non sono riuscito a realizzare un ponticello come questo qui, ho dovuto fare un cavo con la guaina e saldato in questi tre punti. Adesso vediamo di fatto come si comporta il circuito.